Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale per il secondo video di oggi. In questo video vi farò vedere come entrare in tutti i luoghi nella modalità creatore, ragazzi. Sì, per poter creare, che so, dei deathmatch. Ovviamente la maggior parte delle volte si fa per creare dei deathmatch e per creare comunque deathmatch in posti chiusi, tipo il palazzo della CIA, l'FBI. Io ho creato parecchi deathmatch in questi posti e volevo spiegarvi come fare. Vi farò vedere solo alcuni dei posti in cui si può entrare. E niente, ricordate solo una cosa: in primis si può entrare in tutti i posti dove si può entrare nella storia, ragazzi, dove diciamo la mappa è già formata. Allora, io qui ho sbagliato il piano perché non mi ricordavo qual era il piano. Comunque, il piano per entrare nell'ospedale è l'unico piano dove non c'è il pilastro, perché se ricordate bene nella storia Trevor rompe questa vetrata, salta fuori dall'ospedale con la macchina in pratica, e per questo distrugge tutto quanto l'ospedale. Allora, cosa bisogna fare, ragazzi, per entrare in questi posti? Come vedete, io ancora, ecco qui, adesso vado nel giusto piano in pratica. Come vedete, qui non c'è il pilastro. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare con il cursore, diciamo, con questa pallina bianca, e metterla proprio sul punto dove sappiamo che c'è questa opportunità di entrare, insomma, come avete visto. E magari la mettiamo, non so, a mezza altezza, oppure tutto in alto, in possibilità che possiamo entrare. E andiamo per respawnare con il personaggio, e come avete potuto vedere automaticamente il personaggio entra nel bug senza nessun genere di problema. E quando andate per respawnare, nel momento in cui state respawnando, andate, schiacciate X per, no, quadrato, no, non è X ma è quadrato, comunque per saltare o per correre, o X o quadrato, uno dei due, e automaticamente vi farà respawnare, comunque, come avete potuto vedere, attraversare la finestra in maniera tale che potrete entrare nel luogo che volete, insomma, e creare tutto ciò che volete. Io adesso qui vi faccio vedere anche come si può entrare in casa di Michael. Non è questa la finestra giusta, però adesso vi faccio vedere. Questa qui è la finestra giusta per poter entrare dentro casa di Michael. Quindi cosa andremo a fare? Come ho già spiegato, andremo a posizionare il nostro famoso pallino, o meglio il cursore, ragazzi, e andremo a respawnare. Basta, solamente quello dobbiamo fare. Poi quando siete dentro fate tutto quello che volete, insomma, potete essere liberi di fare tutto ciò che volete. Per esempio, un deathmatch in casa di Michael si può fare, è stato creato, però magari voi potete crearlo a vostro gusto. Questa è una piccola curiosità che io volevo far vedere a molti di voi, perché alcune persone mi hanno chiesto: ma come si fa ad entrare? Ecco, questa è la maniera per entrare. Poi quando siete nel creatore, insomma, andate in accessori, posizionate. Io adesso sto mettendo tutti gli oggetti, cercando di mettere qualche oggetto, però comunque sia vi lascerà posizionare gli oggetti che volete nel posto in cui siete, insomma, anche se in un posto così c'è poco da posizionare, ragazzi, non è che c'è molto da posizionare. Adesso andiamo a vedere in un altro posto, anche in casa di Franklin, come entrare dalla modalità creatore. È giusto per farvi capire bene come funziona questo sistema per poter entrare nei luoghi. Poi, insomma, avrete anche voi luoghi che potrete andare a visitare, non so, il laboratorio, per esempio, il laboratorio della Human, potrete visitarlo sempre in questo modo. Basta che vi ricordate da dove si entra, dalla serranda dove c'è lo scarico, e in questo modo, come sto facendo vedere io, andrete a respawnare dentro. È semplicissimo, ragazzi, è una stupidaggine da fare, e potete fare tutto ciò che volete. Come ho detto, potrete posizionare qualunque genere di cosa e fare qualunque cosa, anche perché siete in modalità creatore. Quindi, se state creando un deathmatch, ovviamente non potete andare
respawn per fare una gara, però comunque un deathmatch lo potete fare tranquillamente. E niente, adesso vi porterò a vedere un altro punto della mappa che andremo a vedere, ed è il laboratorio, scusate, non il laboratorio, madonna che cazzo dico, è il palazzo dell'FBI, ragazzi, il palazzo dell'FBI, che molti di voi sapranno come si entra tramite un bug, anche nell'online tramite questo bug potete entrare nel palazzo dell'FBI, potete entrare sia nell'online che nel creatore, insomma basterà venire a questo punto del palazzo dove sono io, automaticamente cadrete giù. Anche a me succede, è successo un paio di volte mentre giravo questo video, di cadere giù e nulla, quindi abbiate un po' di pazienza e riuscirete, con un po' di pazienza riuscirete ad entrare dentro al palazzo dell'FBI, dove ci sono tre piani mi sembra, o quattro piani disponibili per poter fare cose. Potrete anche entrare in questo modo, come sto cercando di fare io, quando vedete il pallino che non è pieno, in pratica, che significa che potete entrare, cioè quando il pallino è così, che non si vede tutto. Adesso a me non riesce, comunque entrerò nel metodo tradizionale che vi ho appena fatto vedere, e questo vale anche per il palazzo della CIA, magari c'è il, come si dice, la finestra rotta, no? Che tutti sappiamo, c'è quella famosa missione con l'elicottero e tutto il resto, e anche lì potrete entrare. Allora guardate, io in questo momento sono dentro al palazzo dell'FBI e la mappa si va formando piano piano, come potete vedere ancora non ci sono le scale, comunque se aspettate un po' di tempo la mappa si formerà. Io anche qui ho creato vari deathmatch, ho creato un deathmatch chiamato 50-51, insomma, e altre cose. Niente ragazzi, siamo giunti alla fine, per questo video è tutto, un saluto da Maxi e le Tigri.